Amiche e amici di Volume Write, siamo qui con Paola Virano, direttore della divisione lavoro della città di Torino. Siamo qui per la presentazione del nuovo sito di Informa Lavoro presentato dalla Regione Piemonte in collaborazione con la città. Noi siamo qui ovviamente per approfondire il lato disabilità e lavoro. Se vuole presentarci alcune delle modifiche oppure anche delle cose che sono state portate come buona attività finora. Buona pratica, sì. Ma intanto, come abbiamo detto nella conferenza stampa, la città di Torino ha una tradizione ormai quasi trentennale di quella che è diventata una rivista storica, l'Informa Lavoro, che era appunto stampata, quindi a disposizione come mensile di informazione. Oggi, e poi naturalmente anche tradotta online, oggi attraverso questo lavoro importantissimo fatto con la Regione Piemonte, il Centro per l'impiego della Regione Piemonte, assume un significato molto più completo e mette davvero a disposizione di chi cerca lavoro tutte le informazioni necessarie per orientarsi innanzitutto, per conoscere e quindi poi, come dire, per capire in quale settore ci si può affacciare o collocare, ecco, con tutta una serie di attenzioni. Soprattutto per i soggetti, come dire, che hanno più difficoltà ad approcciarsi al mondo del lavoro, ovviamente. Se volessimo dare alcune indicazioni pratiche su dove trovare sul sito. Innanzitutto andare a consultare Informa Lavoro Torino Piemonte, www.Informa Lavoro Torino Piemonte. E il sito è molto facile da consultare perché davvero è pensato per tutti i potenziali lavoratori, dalle professionalità più semplici a quelle più complesse. E si trovano poi tutta una serie di finestre, naturalmente, che accompagnano e indirizzano per la propria ricerca, dalla formazione al mettersi in proprio, a naturalmente, come dire, alle offerte di impiego presenti, aggiornate in tempo reale sulla città e sul Piemonte. Perfetto, grazie mille, speriamo che questo sito aiuti veramente a migliorare la condizione della Certo, città. grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie mille, alla prossima. Grazie.